Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Hot Brass, un gioco che è attualmente in Open Alpha. Su Steam non si sa quando esce. Io ho questa versione di gioco, ho potuto chiedere due codici perché pensavo, magari lo faremo in futuro, di fare un video in compagnia di Gameplay Channel. È un gioco con una visuale un po' particolare che ricalca un po' quello che è stata l'esperienza dei vari SWAT uscite negli anni passati. Ho già fatto alcune missioni, giusto per apprendere quello che si può fare, si può giocare in 4 persone, cooperativo, e saremo una squadra speciale pronta a fare varie missioni di, non so, rapimenti, sottomissioni di terroristi, insomma. Dobbiamo portare l'ordine al caos, recuperare tutte le prove e le armi da fuoco, recuperare Sammy Martinez e recuperare anche Cheryl Hammond. Ci sono varie sfide e andiamo a provare, così vi faccio vedere anche l'equipaggiamento. L'equipaggiamento che possiamo avere sono questi, al momento c'è solo l'armatura leggera. C'è una telecamerina che si attiva col tasto V e consente di guardare sotto le porte. Arma primaria, arma secondaria. Vedete che poi l'arma primaria dovremmo poter scegliere tra il mitra e il fucile a pompa, lo SPAS, ma non lo facciamo. Armi da fuoco, accessori, scusate, la flash e la breaching charge per buttare giù le porte con un'esplosione, come si faceva insomma in SWAT. Immaginate tutto questo giocato in cooperativo, anzi, prima di immaginarvelo guardate com'è il gioco, perché serve un pochino di immedesimazione per poterlo giocare tranquillamente, ma ci si abitua. Sarebbe stato più figo magari avere un'icona del personaggio diversa, però adesso capirete che cosa intendo, perché il gioco sta caricando. Ecco, vedete che il gioco ci mostra l'arma che stiamo usando, quindi io passo alla pistola, passo ai vari gadget. Nel momento in cui premo CTRL di sinistra, vedete che diventa evidenziato, quindi io a questo punto inizio a camminare accovacciato, in modo da non farmi vedere. Col tasto Tab vedo la planimetria con tutte le varie stanze. Con il tasto E posso ammanettare o interagire con le persone, col tasto F posso fare il taser. Le icone dei nemici le possiamo vedere in tre colori diversi, verde, arancione o rossa. Rossa ostile, gialla è neutrale, quindi possiamo ancora sottometterlo, mentre il verde invece in pratica è amico. Allora, questa è la planimetria. Dobbiamo iniziare. Oh, cazzarola, questa è una finestra. Vedete che stiamo emettendo anche del rumore, quindi io adesso mi accovaccio e mando con, vabbè, il tasto spazio possiamo scavalcare, c'erano le scale. Uso il tasto V così che guardiamo sotto che cosa si vede. Oddio, hanno un jammer, non si vede niente. Niente, dobbiamo per forza col tasto E andare a scassinare. Possiamo dare con la F un calcione alla porta. Intanto abbiamo visto, vedete, all'interno delle finestre che abbiamo attraversato davanti, cosa c'è dentro due stanze. Adesso iniziamo ad aprire. Silenzio. Possiamo con la T accendere la luce, ma direi che non è il caso. Gli effetti, le ombre così sono veramente fighi. Il gioco è fatto in Unity. Non c'è nessuno al momento qui. Stiamo esplorando l'ambiente. Non c'è nessuno. Però c'è una luce di qualcosa qui. Sono... Si può salire? Perché si può con la rotella del mouse passare i vari piani. Sono due piani. Piano terra, due piani e il tetto. Allora, al momento dobbiamo usare questo, ok. Qua nelle scale non c'è nessuno, però io inizierei comunque a vedere il piano terra, se c'è qualcuno. Qua nel bagno, diamo un'occhiata. Non ha senso che ci sia qualcuno, però ho visto una luce dentro, eh sì, c'è qualcuno lì. C'è qualcuno lì. E sembra anche comunque armato, quindi adesso noi col tasto destro possiamo urlare e cercare di sottometterlo prima di sparargli, ovviamente. Adesso noi faremo questa cosa, col tasto F butterò giù la porta e poi lo minaccerò. Se non si arrende immediatamente gli sparo. Ok, ha buttato l'arma e vado ad ammanettarlo. Ok, è quello lì purtroppo.
questo si è reso. Però non mi lascia uscire. Ho collezionato l'arma. Aia! Mamma mia. Ripartiamo, perché veramente non me la sono gestita proprio benissimo. Non sono armi silenziate, quindi dobbiamo fare molto più silenzio. E andremo anche a vedere, perché non ho ancora avuto modo di notarlo, se... Ecco lì, ho visto qualcuno. Ci hanno visto. Quindi a questo punto possiamo anche buttare giù la vetrata ed entrare. La stiamo mettendo in... Sono accovacciato. Vedete, è difficile capire come siamo messi fino a quando non si riesce ad interpretare, non si interpreta correttamente tutto il significato delle icone. È un gioco molto schematico che a me i giochi così piacciono, onestamente, ma posso immaginare che qualcuno di voi non piaccia. Io voglio... Arrenditi. Non ti voglio sparare. Ok, non spararmi. Lo arresto, quindi gli metto le manette. In questo momento è ammanettato, quindi posso recuperare due prove. Devo recuperare anche i tizi che sono stati rapiti, quindi in realtà... Questo qui gli ho sparato, perché è bellissimo che si lasciano comunque anche le impronte di sangue. Allora, dobbiamo... La luce direi che non è il caso di accenderla. C'è una telecamera qui. Su cui non si può fare assolutamente nulla. Qua non c'è nulla. Vedete, mi ha visto dalla finestra. Quindi ora tasto V e guardiamo cosa c'è sotto. Non ho visto niente, quindi sembrerebbe non esserci nulla. Qua c'è una torcia. Non so poi a livello di interazione se aggiungeranno qualcosa. Qua ci sono due prove, quindi recuperiamo due armi. Nel bagno prima c'era qualcuno, adesso vedremo se c'è qualcuno anche in questa volta. Qua non c'è nulla, quindi adesso andiamo e cerchiamo di non ucciderlo questo turno, ma guardiamo solo sotto. Non si vede niente, sembra quasi un jammer. Comunque adesso scassiniamo la porta. Ok, no, nel bagno non c'è nessuno stavolta, neanche qua. Allora, adesso abbiamo esplorato praticamente tutta la mappa. O quasi. Qua dentro non abbiamo visto se c'era qualcuno, ma sembrerebbe di no. Cos'è una... Si sono spaventati. Cioè non li ho sparato, ma erano in due e si sono spaventati. Uno l'ho arrestato. Arrestiamo anche l'altro. È meglio che ti guardi le spalle, sì, ok. Non so perché si siano resi così. Mi hanno anche sparato, mi hanno fatto male. Ma poi si sono resi subito. Non lo so. Vabbè, sono ferito, quindi sto camminando piano. Quindi in realtà dovremmo fare attenzione. E non lo so. Secondo me li tengono al piano di sotto, i prigionieri. Non ho medikit, non ho nulla, quindi devo camminare piano per forza. Lì c'è quello che si è reso. Scendiamo di sotto, andiamo di sopra. Col tasto E poi si interagisce con la scala. In questo caso scendiamo. Ragazzi, io purtroppo sparo preventivamente adesso. Allora, qua questo è il garage e c'è una sala medica lì. Non si vuole arrendere. Vedete che gli sto dando il taser. Ah, ma scusami, sei un medico? Ok, si arrende. Ok, arrestato. Deve sembra esserci un medico o qualcosa, quindi andiamo a vedere. Cioè, questo qua praticamente sembra essere il garage della casa. C'è qualcuno là? No,
È quello di prima, ok. No. Ho dovuto ucciderlo. Poi tenendo premuto R vediamo i colpi. Adesso dobbiamo ricaricare. Vedete che monta il nuovo. Potrei farlo anche con la pistola, ma... Allora, là non c'è nessuno. Ce n'è uno qua. Niente, vediamo. C'è un medikit. Andiamo a prenderlo. Che magari... Ok. Ci siamo curati, quindi iniziamo. Vedete che poi ci sono tutte le varie freccettine, quindi potremo curare anche i nostri amici. Ora... Abbiamo guardato tutto tranne questo stanzino qua in fondo. Dobbiamo fare attenzione perché potrebbe esserci dentro qualcuno. No, direi di no, era qualcuno che c'era, ma è uscito. Recuperiamo altre armi. Io lo trovo estremamente intrigante, una perla questo gioco, per quanto possa piacere o non piacere il tipo di gioco. Allora, spieghiamo dentro. Sembra non esserci nessuno, ma io adesso gli do una... No, non c'è nessuno. Questo, figo. Cos'è questo? Cioè praticamente ho col tasto F, oltre a fare il taser, ho buttato giù l'energia elettrica. Figo. Quindi ho buttato giù l'energia elettrica e quindi ho spento tutto, ma in realtà avevo già pulito la zona, quindi potevo amministrarmela anche così. Ho buttato giù l'energia elettrica di tutta la casa però, quindi potrebbe essere un vantaggio questo. Allora, adesso diamo una spiatina qua. Dobbiamo liberare ancora i due ostaggi. Devo spegnere la torcia però. C'è qualcosa lì. Allora, qua non c'è niente. C'è qualcuno che fa luce lì. Mi hanno visto. Anzi, mi vento un'idea. Ok, si è spaventato e si è reso. Lo ammanettiamo. Ehi, mi stai facendo male. Che cacchio. Ok, c'è qualcuno di là. Ok. Mamma mia, si era reso, sono andato dall'altro, l'ho elettrizzato, si è reso l'altro, l'altro ha smesso di arrendersi, ha preso la pistola ed è ripartito. È veramente, veramente molto figo, ovviamente vi voglio di giocarlo e rigiocarlo ancora, e in cooperativa potrebbe essere veramente molto molto figo. Ora ragazzi, sentirò Gameplay Channel, gli chiederò se vorrà fare una coop con me su questo gioco, e noi niente, in caso... faremo un altro video. Fatemi sapere intanto cosa pensate di questo Hot Brass e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.